Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora in Avi Reaction. Ragazzi, Mosi This Abuta, scritto nel titolo della canzone Grande come una casa This Buta, si titola Io de Puta, quindi credo che sia una canzone veramente molto aggressiva, perché dal titolo ragazzi si capisce, e dalla scritta This Buta penso che sia veramente aggressiva, va sul personale. Quindi che dire ragazzi, senza perdere tempo andiamo subito ad ascoltare Mosi, andiamo. Sono curioso, ragazzi, che non potete capire. Sono curioso che... Andiamo. Ragazzi, questa è l'altro disc che lui ha fatto. Mi sono perso qualcosa. Qua non mi perdo nulla. Qua non mi perderò nulla. Andiamo. Come on. Andiamo, Mosi. Come on, Mosi. Si pongono che chi. Io calo neri. E non è che fri. Cuscate se spia io colo. Ho dimenticato di morire. Cosa stai dicendo? Ho dimenticato di morire. Che flow che ha. Ragazzi, Mosi deve fare solo diss. Deve trovare cantanti nuovi ogni anno per farli diss e fare solo diss nella sua carriera, perché è perfetto. La sua voce è perfetta per i diss. Andiamo. Cosa? Oh mio Dio ragazzi, guardatelo lì, guardate questa immagine. Mamma mia, sarà aggressiva sta canzone. Andiamo. Io non ti conto neanche, come un mio pari, dice Mosi. Mamma mia ragazzi, il flow di Mosi quando si tratta di diss è pazzesco. Lui fa solo diss, quando si tratta di queste canzoni ragazzi è pazzesco. Andiamo. L'unica critica che gli voglio fare a Mosi su tutte le sue canzoni è di abbassare un po' la musica e alzare un po' il tono della voce. Perché tutte le sue canzoni, ragazzi, c'è questa musica bellissima, sempre aggressiva, che copre la sua voce. Di abbassarlo un po' e farla, specialmente sui dissing, sono importanti le parole. Quindi abbassa un po' sta musica, alziamo un po' la voce, perché voglio capire di cosa si tratta. Andiamo Mosi. Sono diventati così tanti hater che non li sto più neanche a seguire, dice qualcosa del genere, dice Mosi. Come on Mosi, abbassa sta musica che ti voglio sentire. Incredibile ragazzi, incredibile, sempre fa queste tracce che stanno in alto e non si capisce niente. Andiamo però. Perché come sei tu sono tutti quelli intorno a te, dice Mosi. Perché come sei tu sono tutti quelli intorno a te. Quindi io de puta, tutti intorno a te sono io de puta. Ok. E quando andavi in giro armato ce l'avevi d'acqua, avevi un'arma d'acqua, dice. Qualcosa lo capisco, però difficilissima questa. Beh,
Perché quando va in giro con la pistola, questo dovrebbe essere il ritornello. Fino adesso non ho capito il ritornello, ma questo dovrebbe essere quando va in giro con la pistola, è la pistola d'acqua. Ok. Ok, Mozi, andiamo. Oh, non lo so questa storia, però ha detto per andare a Ledri Vulla, che è il cantante, uno dei cantanti più grandi della storia albanese, no? Di storia, canta da 20 anni forse, quindi non so cosa è di Ledri Vulla. Non lo so, andiamo ragazzi. Mamma mia ragazzi, Mozi è un criminale. Mozi lo vedi e dici, questo è un criminale ragazzi. Cioè non è quel tipo di rapper che quando fa rap lo si sente, perché è così, è lui, fa diss, insulta, è lui ragazzi. Lo vedi, lo guardi in faccia e dici ok, è un criminale. Andiamo, mamma mia. Poi ovviamente stare con un Kalashnikov in mano aiuta, però andiamo. Perché tu hai litigato e vi siete presi per i capelli con la tua fidanzata. Buta con la sua fidanzata, non lo so questa storia. Ha litigato con la sua fidanzata e si sono picchiati? Ok. A volte penso, forse sto un po' esagerando. Sì, forse stai un po' esagerando, Mozi. Mamma mia, ragazzi. Questa è una canzone rap. Sono 2 minuti che sta lì a repare, ragazzi. Questo è un diss track. Sta 2 minuti a repare. Poi al di là che uno può piacere Mozi, Buta, Mozi, Ferro, Sam, quello che vuoi. È un diss track. È da 2 minuti, ragazzi, che spara rime, destra, sinistra, spara alla grande. Questo è rap. Questo è un diss track, ragazzi. Non ripetere le stesse cose. Questo è un diss track. Senza donne, senza niente, va direttamente sull'obiettivo e quello è. Andiamo. Ok, sto pensando, forse sto esagerando, però quando ci ripenso, forse sto facendo poco. Oh mio Dio, Mozi, sei un pazzo scatenato. Andiamo, Mozi. Non posso neanche farmi una visita come? Non lo so come. Non posso neanche farmi una visita come? Non lo so. Mamma mia. Perché dice, ha detto aspetta. Questo è butta, io de puta. Mamma mia. Ecco, infatti per questo la canzone si titola Io de puta, perché va tanto con la parola, con la canzone, con il nome di butta. Ok. E può trovare tantissime, perché può trovare tantissime rime ovviamente tra queste due cose. Mamma mia ragazzi, non so il flow di questa canzone, il diss di questa canzone ragazzi è pazzesco, è un diss track vero e proprio, anche se io credo di aver
perso almeno il 60% delle parole, mi sa che l'ho perso il collegamento, perché ovviamente devi sapere anche la storia tra i due. Esempio, lui dice che ha litigato con la sua fidanzata, io non so la storia, quindi riesco a capirla meno, quindi certe cose non le capisco, cosa è successo tra di loro, come possono capire i loro fan, e mi perdo, però un 40% l'ho capito per lo più, almeno credo. Nuk e kthej kry tash pynën se e luj, se ne rap po me heker ty e ki pos me uj. Ok, questa, mamma mia. Mi ricorda, questa parte qua mi ricorda la canzone di Stressi che aveva fatto un paio di mesi fa, che andava in giro così. Ragazzi, Mozi è un pazzo, questo diss è pazzesco, al di là ragazzi delle preferenze, questo diss è pazzesco, da 3 minuti che canta, sta sul pezzo, spara rime bellissime, ragazzi a me è piaciuto tantissimo questo diss, l'unica cosa che faccio una critica, ma non a questa, a tutte le canzoni di Mozi è abbassare un po' la musica e alzare un po' il tono della voce, perché specialmente con i diss track ho sentito questo suono che era figo durante tutta la canzone, però dominava un po' la canzone, dovevo sentire un po' di più la sua voce, questo penso io. Ragazzi, lasciate voi nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuta la mia reaction iscrivetevi al canale ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, vi saluto dall'Italia, ciao.